una buona Lazio, un brutto Pescara. Alla fine fischi per gli abruzzesi, mentre i laziali sono stati festeggiati dai loro sostenitori. È decisamente un momento delicato per il Pescara, che non riesce a vincere in casa dal 29 gennaio. Un Pescara nervoso, impacciato e con poche idee contro una Lazio tatticamente ben disposta. La cronaca. Al terzo minuto Junior per Gasperini che reclama il rigore. La Lazio si rende pericolosa all'ottavo minuto con De Zotti. Il Pescara si fa vedere al 22esimo con Tita, cross, ma il portiere Fiori anticipa Pagano. Occasionissima per i laziali, ancora con De Zotti alla mezz'ora. Gatta respinge e Bruno mette in angolo. De Zotti invoca il rigore. Poco prima del riposo, brivido per un passaggio all'indietro di Junior. De Zotti non ne approfitta. Nella ripresa, dopo un minuto, Junior impegna Fiori su punizione. La Lazio riprende subito il controllo del gioco, rendendosi pericolosa in diverse occasioni. Al 32esimo, Ricanio costringe Gatta ad una difficile deviazione. L'ultima occasione è per il Pescara con Berlinghieri. La difesa laziale si salva. Prima e dopo la partita c'è stata tensione fuori dallo stadio. 8 tifosi sono rimasti feriti. Una persona è stata arrestata.